Serpenti giganti strisciano nell'ombra. Sono predatori perfetti. Agiscono come straordinarie macchine. Compaiono solo in rapidi attimi di terrore. Foto di prede divorate. Filmati di abitazioni invase. Voci su serpenti che mangiano gli uomini. Questi nuovi particolari svelano finalmente il mistero dei serpenti giganti. Occorre però separare la realtà dalla finzione. Le dimensioni massime che possono raggiungere, la stretta, il morso e il loro appetito. Non scappate. Affrontate le vostre paure. Mentre cercheremo di svelare la reale potenza dei serpenti giganti. Sono i serpenti dei nostri incubi. Maestri del morso, della stretta e di voracità. Non dispongono di arti, eppure sono dei predatori micidiali. Ma come fanno? La nostra conoscenza si limita ai dati di fatto. Sono animali a sangue freddo che possono raggiungere i 10 metri di lunghezza e pesare 140 kg. Si nascondono nell'acqua. Si insinuano nelle città. Attaccano anche dall'alto. Le immagini che circolano su internet rivelano un fatto impressionante. I serpenti giganti si nutrono di prede giganti, forse anche di esseri umani. Sappiamo che oggi sono grandi così come lo erano in passato. Alcune grandi città in continua espansione stanno usurpando il loro territorio. Non c'è scelta. È arrivato il momento di mettere le mani su questi serpenti giganti. Per spiegare come agiscono e comprendere le loro capacità. Saranno due tra i serpenti più grandi a spiegarcelo. Il pitone reticolato e l'anaconda verde. I pitoni reticolati sono i serpenti più lunghi al mondo. Possono raggiungere i 10 metri di lunghezza. Gli anaconda sono i serpenti più grandi del pianeta, con un peso che può arrivare fino a 140 kg. Questi giganti perlustrano le paludi del Sud America, nutrendosi di animali che pesano 45 kg. Ma di creature anche più grandi. Gli anaconda individuano la preda con dei sensori a infrarossi presenti sul muso. La loro pelle è piena di nervi che con la stessa sensibilità delle dita di un uomo percepiscono le vibrazioni. Usano la lingua biforcuta che analizza le particelle chimiche disciolte nell'aria per determinare il percorso da seguire. Quando il bersaglio è vicino, il serpente è pronto a colpire. Questa aggressione non è una finzione. È veramente accaduta a Maria Muñoz, una scienziata venezuelana. L'aggressione subita ci fa comprendere cosa li spinge ad agire così. Quel giorno, Maria sta cercando di rintracciare con dei segnali radio un'anaconda particolare. Una grossa femmina chiamata Lena. Sembrava un giorno come tanti altri. Stavo cercando un'anaconda con il radiotrasmettitore. Ma Maria non sa che anche Lena è sulle sue tracce. Quando i segnali di Lena si fanno più forti, Maria si ferma per registrare la profondità e la temperatura dell'acqua. Pochi secondi dopo vedo qualcosa di enorme, gigantesco, che emerge dall'acqua e spalanca la sua bocca così grande. Maria cerca subito di fuggire dal pericolo.
Ma l'anaconda non ha ancora finito con lei. In pochi secondi il serpente la raggiunge. Contraendo migliaia di muscoli, il serpente si solleva di oltre un metro fuori dall'acqua, alzandosi proprio di fronte a lei. In quel momento ho capito di non essere più uno scienziato e che stavo per diventare la gigantesca preda di un'anaconda. Maria teme per la sua vita. L'anaconda apre la bocca quasi a 180 gradi, mostrando uno dei tratti segreti della struttura di un serpente gigante. In fondo al cranio, un minuscolo osso, chiamato quadrato, fa aprire la bocca del serpente da due punti. Le mandibole dell'uomo hanno una sola articolazione cardine. Se avessimo la struttura dei serpenti, l'apertura della nostra bocca potrebbe raggiungere livelli incredibili. Prima che l'anaconda possa colpire, Maria fugge. Ho provato un senso di orrore e di spavento. Non mi rimaneva altro che fuggire per evitare il morso. Maria conosce questo serpente. Diverse volte ne aveva seguito le tracce. Ma in qualche modo, questo serpente di 6 metri e pesante circa 90 kg è riuscito ad arrivare di soppiatto alle sue spalle. I serpenti giganti sono programmati per agire silenziosamente. Il segreto sta nella loro straordinaria struttura tubolare. Il corpo di un serpente gigante non potrebbe essere più diverso dal nostro. Immaginate un corpo umano che si allunga oltre 4 volte la sua normale lunghezza. È proprio questa la struttura di questo predatore. Dentro questo enorme cilindro, il corpo umano deve aggiungere quasi 300 vertebre e 600 costole per sostenerne il peso. I serpenti giganti non hanno lo sterno. Gli organi sono disposti in fila dalla testa alla coda e lo stomaco si espande per digerire le prede giganti. Inoltre, i circa 700 muscoli dell'uomo si trasformano nei 10.000 fasci muscolari che muovono questa gigantesca struttura. Questo enorme tubo di muscoli e ossa è progettato per muoversi furtivamente e stritolare la preda. È per questo che Maria è tra le paludi del Venezuela. È qui che possiamo spiegare un altro aspetto della struttura di un serpente gigante: le sue impressionanti spire. I più grandi serpenti del mondo, lunghi da 6 a 9 metri, sono tutti dei boa. Annientano le prede stritolandole con la loro stretta. I più grandi serpenti velenosi, come questo cobra reale, non raggiungono neanche la metà delle dimensioni di questi giganti. Eppure, mentre i serpenti velenosi sono stati studiati, poco sappiamo su queste creature. Maria collabora col biologo Brad Moon, specializzato in serpenti boa. Un motivo per cui i serpenti giganti sono poco conosciuti è che sono davvero abili a nascondersi. Anche anaconda di 10 metri scompaiono facilmente in queste paludi. Nella fitta vegetazione è come giocare a guardia e ladri. Una di queste piante potrebbe essere il rifugio di un gigante. E quando si calpesta il terreno... Guarda, c'è qualcosa che si muove. Sa che è stato scoperto. Hai visto qualcosa? Sì, sì, guarda, guarda. Attento, sta attento. Attenzione. Bene, via da qui. Andiamo via. Via da qui. Sì. Per me è facile. No, no, di più. Ah! Sei una cattivona, eh? Questo anaconda è lungo quasi 6 metri e pesa oltre 45 kg. È pesante? È enorme. Wow! Brava! Buona! Attenta!
Fa attenzione, Maria. Afferralo dalla testa. Ecco qua. Adesso andiamo a studiarlo. È bellissima. Ma anche forte. Da una distanza così ravvicinata, si possono notare le armi sensoriali di cui dispone un serpente. Gli occhi di questo serpente sono piccoli, ma la loro posizione dà all'anaconda un prezioso vantaggio. Con gli occhi posti in alto, possono vedere cosa c'è sopra, davanti e dietro di loro. Possono quasi vedere tutto. Questo è importante per chi, come l'anaconda, si nasconde in acqua. Può vedere quello che c'è in superficie. Gli anaconda sono predatori abili. Aspettano con la testa che sbuca fuori dall'acqua e quando un animale arriva, balzano fuori e lo afferrano. Questo è il respiro di un'anaconda. Ogni serpente gigante dispone di un enorme polmone. Questo polmone potrebbe essere lungo 3,5 metri. È un ulteriore indizio che spiega la loro efficienza. Grazie a un enorme serbatoio d'aria, gli anaconda possono trattenere il respiro per oltre un'ora mentre continuano a nascondersi, nuotare o cercare una preda. Ma l'arma più temibile di cui dispone un serpente si trova nascosta dentro la sua bocca. Sotto queste gengive ci sono circa 100 denti appuntiti. Maria è stata fortunata a scampare al morso di un serpente gigante. Questi denti sono appositamente fatti per afferrare e mai lasciare andare. Alcune riprese di anaconda offrono molti agenti per immobilizzare un'anaconda che si contorce. In questo modo, il malcapitato può liberare la mano dalla bocca del serpente. Questo filmato del Brasile è una rara dimostrazione della tecnica usata da un serpente gigante. Ma i suoi denti taglienti e la potente presa delle mandibole fanno solo parte della fase iniziale. La fase successiva riguarda la terribile stretta. I serpenti giganti, i coccodrilli, i leoni e i grandi squali bianchi si nutrono di grandi prede. Ma solo i super serpenti riescono con la stretta a uccidere la loro vittima. Come fa un rettile di 10 metri, privo di arti, a compiere una simile impresa? Un'altra caratteristica sorprendente si nasconde dentro la bocca. Si tratta di un'altra fila di denti davvero unica. La mascella superiore dei serpenti giganti comprende 4 file di denti. 2 esterne, come le nostre, e 2 interne. Questo spiega come fa il serpente gigante a ingerire la preda. La foto di questo pitone che ha perso la vita dopo aver toccato un filo elettrico mostra la fila interna di denti con dettagli terrificanti. Sono chiamati denti pterigoidei e hanno una funzione unica nel loro genere. I serpenti giganti non possono trascinare le grosse prede dentro la bocca. Aprono le mascelle e con i denti azzannano il loro pasto. Quando il serpente divora la sua preda, le file interne di denti si muovono per conto loro, tagliando in 1000 pezzi la vittima. Il cranio si muove avanti e indietro. I denti interni mordono la preda, inducendo il movimento della testa del serpente. Questo incredibile processo si ripete per oltre 100 volte mentre divorano la preda. Ma prima che il serpente possa mangiare, è necessario che uccida. Dentro le spire letali dei serpenti si cela un'altra caratteristica straordinaria. È pesante. Nessuno finora ha mai verificato la potenza della stretta di un serpente lungo 6 metri. Questo anaconda si trova in una particolare gabbia di laboratorio, dalla quale non può scappare.
Per uccidere la preda, quanto deve essere potente la stretta di un serpente lungo da 6 a 10 metri? Questo sensore è pronto. Deve essere solo fissato all'animale. I capibara sono i più grandi roditori al mondo. Possono pesare fino a 45 kg. Centinaia di migliaia di questi esemplari sono sparsi tra le paludi del Sud America. Sono una delle prede preferite degli anaconda e degli uomini. Gli allevatori locali ne sacrificano uno per la nostra ricerca. Se un serpente lo attacca, esercitando la sua stretta, questi palloncini neri trasmetteranno i primi dati sulla forza impiegata dal serpente gigante. Gli esperimenti dimostrano che anche dei piccoli boa possono esercitare una grande stretta che può toccare i 3,6 kg per centimetro quadrato. Ma quanto è forte? Immaginate di avere un legno che pesa 3,6 kg appoggiato sul vostro petto. Ora moltiplicate per 100 blocchi e otterrete la pressione di un serpente che si avvita sul vostro corpo. In totale fanno 360 kg, il peso di una motocicletta che schiaccia la vostra cassa toracica. I serpenti giganti hanno una stretta persino più potente, che può produrre una pressione di oltre una tonnellata. Il serpente morderà sul capo del capibara, poi lo avvolgerà stringendo nella parte superiore. Questo è tipico dei boa constrictor. Vedere un serpente gigante che mangia la sua preda è molto raro. Ma per un motivo sconosciuto, il serpente ripiega. Invece di uccidere il capibara, inizia a giocare a nascondino. Sprigiona delle bollicine. Sembra che voglia coccolare il suo pasto. Non pensavo che facesse queste cose. Non avevo mai visto un serpente che si nasconde dalla sua preda. In genere o la mangiano o vanno via. Forse però c'è un motivo per cui questo anaconda non si nutre. I grandi serpenti a sangue freddo possono anche trascorrere un anno senza alimentarsi. Il loro lento metabolismo brucia da 7 a 10 volte meno energia degli esseri umani. I mammiferi a sangue caldo mangiano spesso. Hanno bisogno di carburante per spostarsi. Alcuni serpenti giganti interrompono il sistema, restringendo lo stomaco e l'intestino tra un pasto e l'altro. L'anaconda ha preso una decisione. Oggi non intende mangiare. Ma in una fattoria lì vicino, ecco un nuovo tester. Questo serpente gigante è vigile, affamato e pronto per un esperimento senza precedenti. Un sensore è attaccato al pasto prescelto, una grossa anatra. Se questo serpente avvolge la preda con le sue spire, sarà possibile registrare la potenza della stretta di un serpente gigante. Riconosce subito l'odore dell'anatra e inizia a muovere la lingua. L'anaconda prepara le mandibole. Si sta preparando a un attacco. Il serpente si dirige verso il suo pasto. Per la prima volta, un serpente gigante rivelerà i segreti della sua stretta mortale. Si avvicina furtivamente. Il dispositivo per misurare la potenza della stretta è posto sul dorso dell'anatra. Trattandosi di una preda viva, il serpente dovrà esercitare una stretta più forte. L'anaconda continua a strisciare. L'uccello rimane immobile. Secondo una leggenda venezuelana, gli anaconda farebbero inalare alle prede il loro respiro velenoso, facilitando così la loro uccisione.
Forse l'anatra spera che mimetizzandosi o fingendosi morta possa proteggersi. Ma l'anaconda non si affida solo alle sue capacità visive. Si avvicina seguendo le tracce di odore e della temperatura corporea della preda. Si muove intorno all'anatra, cercando la posizione ideale da cui sferrare l'attacco. Il destino dell'anatra è segnato. Il rapido attacco può essere scomposto in singoli fotogrammi. Il primo mostra l'anaconda che colpisce da dietro. Il suo cranio è protetto e le mandibole possono afferrare la preda. In una frazione di secondo, il serpente la afferra, avvolgendola con la prima spira. Dopo un secondo, il serpente usa la propria testa come perno e scaglia altre spire intorno alla vittima. In meno di due secondi dall'inizio dell'attacco, le spire avvolgono sempre con più potenza la preda. La vittima è sempre più in balia della stretta mortale del serpente. Dopo cinque secondi, l'ultima spira stringe sul petto dell'anatra. E dopo 10 secondi, la preda non ha più scampo. Il serpente esercita la sua potente stretta mortale. Ma quanta forza ha impiegato? La forte stretta del serpente è stata di quasi 6 kg. All'interno di queste spire, l'anaconda sta esercitando una stretta pari a 6 kg per centimetro quadrato. Si tratta della stretta più potente che sia mai stata misurata nel regno animale. 6,1 kg per centimetro quadrato, è incredibile. Questo serpente continua a stringere e i muscoli si contraggono senza sosta. Ora è a 6,3. 6,3 kg per centimetro quadrato. La stima fatta da Brad sulla potenza della stretta pari a 900 kg è decisamente riduttiva. La stretta di questo anaconda è pari alla pressione esercitata da un pulmino dal peso di 4 tonnellate sul petto di un uomo. Siamo ancora tra i 6 e i 6,1 kg. Il serpente continua a stringere ferocemente. È incredibile. Gli anaconda sono probabilmente i serpenti più potenti del mondo. Cosa succede all'interno di queste spire in grado di generare una simile forza? In fondo a questa spirale di predatore e preda ci sono 10.000 muscoli che si contraggono, stringono e uccidono la vittima prescelta. L'incredibile potenza proviene da gruppi più grandi di muscoli che si contraggono simultaneamente. Posta al centro della spira, la vittima non ha scampo. Questi boa giganti non uccidono la preda per soffocamento, strangolando l'animale fino alla morte. In realtà uccidono molto più rapidamente, comprimendo il cuore e bloccando la circolazione sanguigna. Ma non è tutto. Una stretta di 4 tonnellate potrebbe in effetti uccidere la preda spezzando il collo e rompendo le ossa. L'anaconda stringe l'anatra per ben 10 minuti. Ecco, ora è a quota 5,6 kg per centimetro quadrato. È incredibile. Il serpente stringe ancora con forza. Una persona che solleva dei pesi deve rimetterli giù dopo pochi minuti. Un'anaconda invece può anche stringere per 15-20 minuti se necessario. A questo punto l'anatra è morta. Ma perché allora l'anaconda continua a stringerla? In questi terreni, molti di loro hanno imparato una dura lezione. Le prede che lottano per la vita possono ferire e addirittura uccidere il serpente dall'interno delle spire. Gli esperti ritengono che i serpenti giganti stringono fino a quando sono certi che la vittima non possa più reagire. Dopo 15 minuti, l'anaconda allenta finalmente la presa. L'esperimento sulla potenza della stretta aggiunge un'altra potente arma all'arsenale di un serpente gigante.
serpente gode di una vista a infrarossi, di squame sensibili alle vibrazioni, di una lingua che analizza le sostanze chimiche, di mandibole che possono spalancarsi, di denti ricurvi, di quattro file di denti ricurvi e di una stretta pari a 4 tonnellate. Il tutto per formare un perfetto intreccio di muscoli in un cilindro lungo da 6 a 10 metri. Ma quali grandi animali devono tenersi alla larga da questi serpenti? Canguri, cervi, coccodrilli, persino gli uomini possono esserne le prede. Esiste un limite a ciò che questi giganti possono cacciare e uccidere? La risposta può essere data da un tipo di serpente. Si tratta dell'esemplare più lungo del mondo, il pitone reticolato dell'Asia. Una terribile aggressione fornirà la risposta. L'incredibile verità sui serpenti giganti e la preda gigante. Kuala Lumpur, Malaysia. Una città in crescita con un problema che si espande. Un intruso circola liberamente. I soccorritori conoscono bene questo nemico. E incontrarlo potrebbe risultare fatale. I pitoni reticolati. Le immense metropoli del sud-est asiatico continuano ad espandersi, ma i serpenti non sono intenzionati a sgombrare il campo. Ogni mese, a Kuala Lumpur, si catturano più di una dozzina di serpenti. Questi ostinati rettili si nascondono nei seminterrati e nei vicoli, cibandosi di cani, gatti e ogni cosa che trovano. È l'uomo che segna il limite di quello che i serpenti giganti possono mordere, stritolare e inghiottire. Internet ci mostra quello che questi serpenti giganti mangiano. Ma possono anche cibarsi dell'uomo. Il sito con questa foto è divenuto una leggenda su internet. È una storia terrificante. In Sud America, un pitone reticolato ha divorato una preda enorme. Un essere umano. Molti credono che siano fotomontaggi. In primo luogo, le foto non provengono dal Sud America. Il pitone reticolato si trova infatti solo in Asia. In secondo luogo, la cavità corporea dietro la vittima è perfettamente pulita. La parete dello stomaco e le viscere del serpente sono del tutto assenti, ma dovrebbero essere visibili in un serpente appena sezionato. Terzo motivo, si dice che quest'uomo sia stato inghiottito partendo dai piedi. Ma i serpenti giganti generalmente ingeriscono le prede a partire dalla testa. L'unica conclusione plausibile è che questo sconosciuto, vivo e vegeto, si sia ficcato dentro un serpente morto e sventrato, creando un'incredibile immagine. Ma un'altra foto aumenta le domande. Da questa visuale, potrebbe essere vera? Le nervature sembrano nella giusta direzione. Il serpente sembra posizionato per inghiottire prima la testa dell'uomo. La membrana dello stomaco mancante è identificabile. E quello che sembra un braccio rotto si trova nella schiena della vittima. Questa nuova interpretazione sembra accreditare l'ipotesi del serpente mangiatore di uomini. Ma non c'è una conferma precisa. Non sappiamo chi sia la vittima, né dove e quando sia avvenuto l'incidente. Esiste un solo caso incontestabile di un serpente mangiatore di uomini. Yi Chung Wan è un agricoltore che passeggia nel sentiero boschivo delle campagne della Malaysia. Non ci sono testimoni a quello che sta per accadere, ma i risultati della perizia medico-legale puntano verso un'unica direzione. Wan sta attraversando la foresta a piedi
quando a un certo punto le particelle chimiche del suo odore, le vibrazioni dei suoi passi o il suo calore corporeo attirano l'attenzione di un pitone reticolato lungo 6,5 metri. È stato Juan a spaventare il serpente innescando così un meccanismo di difesa? O è stato il pitone a seguire Juan in quanto potenziale pasto? Le prove raccolte indicano che il serpente gigante ha colpito Juan con la massima potenza. Juan cade ed è incapace di muoversi. Il serpente avvolge il petto e il collo della preda con le spine. Dopo aver ucciso la preda, il pitone rilascia la gamba di Juan e si sposta verso la testa dell'uomo per inghiottirlo. Il destino di Juan prende però un'altra piega. Una foto mostra un serpente mangiatore di uomini. Abu Sama, sergente della polizia, è la persona che ha scattato la foto. Era alla ricerca di Juan quando trova il suo corpo. Il pitone cerca di fuggire, ma Sama lo colpisce a morte. Eppure, secondo Sama, il serpente avrebbe cercato di inghiottire Juan facendo uno strano rumore. Il serpente stava inghiottendo la vittima. Il rumore era come un russare. Faceva così. Se il sergente Sama non fosse arrivato, il serpente sarebbe riuscito a completare la sua opera spaventosa? I serpenti che cacciano prede di dimensioni umane dovrebbero essere lunghi almeno 4,5 metri. I pitoni reticolati di 10 metri sono i più lunghi esistenti sulla Terra. Le anaconda sono più robusti e pesanti. Entrambe le specie sono grandi nuotatori. I pitoni reticolati sono abilissimi ad arrampicarsi. Possono raggiungere punti molto elevati, scendere nella boscaglia e sferrare un attacco letale. Un serpente che attacca una preda gigante deve aver paura. I pitoni reticolati sono molto aggressivi. Per catturarne uno occorre una squadra di esperti cacciatori di serpenti. Lo scienziato David Williams e una squadra di 7 uomini dello zoo Negara della Malesia stanno cercando di catturare un pitone di 5,5 metri. Wow, guardate le dimensioni di questo serpente. Maria Munoz ha catturato con le proprie mani un'anaconda di 5,5 metri. Ma questo non può funzionare con i pitoni reticolati. Forse è la loro aggressività a proteggerli dai predatori affamati come leopardi e tigri. Un serpente a caccia di prede di dimensioni umane deve essere grosso e audace. Ma non è tutto. I pitoni hanno altre armi micidiali. Una vista notturna tipica dei gatti. Recettori termici per individuare il calore emesso dalla preda e stimare le distanze. Oltre a una pelle con livrea a diamante per confondersi con la boscaglia e con gli alberi. All'interno della bocca di un pitone c'è lo stesso arsenale letale di cui è dotato l'anaconda. 100 denti dalla forma ricurva. Sono semplicemente enormi e incurvati verso la gola del serpente. Quando morde e ingoia non lascia via di scampo. Entrambi i serpenti hanno la stessa potenza dei muscoli mandibolari per bloccare saldamente una grossa preda. Forse Juan non immaginava che il pitone fosse sulle sue tracce. I serpenti giganti hanno un'altra arma a disposizione.
sono predatori esperti nel tendere imboscate. Cacciano e uccidono silenziosamente. Ma cosa permette a una creatura di 90 kg di aggirarsi per il bosco senza fare alcun rumore? L'albero motore di un serpente gigante è costituito da una rete di 15.000 muscoli e squame che lavorano insieme. Circa 20 gruppi di muscoli si ripetono in sequenza lungo il corpo di un serpente. Quando il predatore passa alla fase di attacco, rallenta questi muscoli per muoversi come un bruco. Le contrazioni rallentano a partire dalla testa. Le squame del ventre si agganciano al suolo e spingono il serpente con lievi contrazioni di migliaia di muscoli addominali. È raro vedere così da vicino queste squame grandi da 2,5 a 7,5 centimetri. Squame che permettono al serpente di spostarsi in avanti. Il serpente si muove grazie a queste squame. Hanno dei muscoli collegati a ogni singola squama. Alzandole possono letteralmente camminare e portarsi avanti in modo indipendente tra loro. Il serpente quindi si muove grazie a 500 piedini. Ma il pitone ha sferrato l'attacco da un albero, dal fogliame o lungo il sentiero. Le foto non ci aiutano. Ma in un punto di questa immagine c'è il segreto per il nostro mistero. I serpenti giganti possono mangiare gli uomini? Una risposta esiste in questa foto. Sappiamo che normalmente i serpenti giganti non vanno a caccia di uomini. Di solito lasciano in pace l'uomo. Ma se un serpente uccide un uomo adulto, è anche in grado di inghiottirlo? Tre foto offrono indizi sui limiti dell'appetito di un serpente gigante. In Florida, un pitone si è rifugiato nelle Everglades e ha divorato un alligatore. Metà della preda è stata ritrovata nello stomaco del serpente. Secondo le prove medico-legali, il serpente era lungo 4 metri. La lunghezza dell'alligatore era di 2 metri. Questo significa che il pitone ha scelto e ucciso un animale lungo la metà delle sue dimensioni. Un serpente lungo da 6 a 10 metri non dovrebbe avere problemi a esercitare la sua stretta su un uomo o qualcosa di più grande. Ma potrebbe ingoiarlo? Ricordate l'attacco subito da Maria Muñoz? Il serpente che si innalza apre la bocca a quasi 180 gradi, mostra tutti i denti e un'altra caratteristica nascosta dei serpenti giganti. La mandibola inferiore è costituita da due parti separate, non ha mento. Questa struttura ingegnosa permette a questi serpenti di allargare le mandibole oltre le dimensioni del loro cranio per ingoiare la preda. Guardate queste due mandibole che si muovono in modo indipendente. Tra le mandibole c'è un legamento elastico che utilizzano per il loro allargamento. Ma deve esserci un'apertura massima. E l'uomo rientra in questo limite? La risposta è data da come i serpenti giganti inghiottono la preda. Sia gli anaconda che i pitoni utilizzano le stesse tecniche. Ingeriscono prima la testa, allargando la bocca e trascinando dentro il cranio. Partendo dall'alto verso il basso, gli artigli e le corna non potranno tagliare la gola del serpente. La vittima è ora completamente divorata. Ma c'è un'altra incredibile caratteristica della struttura dei serpenti giganti. La trachea di un serpente si trova normalmente in fondo alla gola. Ma quando i serpenti giganti ingeriscono delle grosse prede, la trachea si porta in alto, fuori uscendo dalla bocca.
è come una specie di respiratore che sporge dalle mandibole. Il serpente sta ora ingerendo la parte più voluminosa della sua vittima e questo implica il massimo allargamento della bocca, reso possibile da un'altra arma segreta. Uno strato di pelle con tante grizze. L'attacco verificatosi in Brasile dimostra come sia flessibile la pelle di un serpente. Questi poliziotti stanno disperatamente cercando di togliere i denti dell'anaconda dal braccio di quest'uomo. Ma la pelle intorno alle mandibole si dilata come un elastico. Questo materiale elastico non è visibile quando il serpente è a riposo. Tirando però le sue squame, si vede che la pelle del serpente può allargarsi fino a oltre 3 volte la sua normale larghezza. Il corpo di Juan è 3 volte più largo rispetto alla testa del pitone. È quindi possibile che il serpente sia così grande da dilatarsi completamente per contenere Juan. Questo pitone si avvicina al punto massimo di allargamento, ma il limite di un serpente gigante è stato rivelato. Quel rumore del pitone udito da Sama forse significava che l'animale non poteva andare avanti. Un'altra foto scattata da Abu Sama mostra il perché e fa capire agli scienziati la sorte di Yi Chung Wan. Questa foto è da un'angolazione leggermente diversa, ma c'è un problema. Anche con il suo devastante arsenale di recettori termici, detector chimici, muscoli costrittori, denti affilati come lame, mandibole che si spalancano, la trachea che si restringe e la pelle elastica, esiste un solo limite al modo di ingerire del serpente gigante. I pitoni e gli anaconda possono allargare molto le mandibole verso l'alto e il basso. Ma i serpenti giganti non possono allargare lateralmente la bocca nello stesso modo. Questo significa che quando il pitone ha raggiunto le spalle di Juan, si è dovuto fermare. Ed ecco la risposta che cerchiamo. La parte che va dal collo alle spalle di un uomo adulto è un ostacolo che nemmeno i serpenti giganti possono aggirare. Ma esiste una possibilità. Se Juan fosse caduto di fianco, le mandibole del pitone avrebbero potuto aprirsi per trascinare dentro di sé il corpo dell'uomo e completare l'opera. Gli scienziati che hanno studiato queste foto ritengono che questa sia stata la sorte di Yi Chung Wan. Ma il sergente Abu Sama resta convinto che il serpente fosse sul punto di inghiottire Wan per intero. Quando l'ho visto, stava per essere inghiottito. Il serpente si era bloccato all'altezza delle spalle, ma credo che in un paio d'ore avrebbe completamente divorato la vittima. Sama crede che i pitoni giganti possano frantumare la loro preda. E potrebbe aver ragione. Storie incredibili raccontano di grandi animali rimossi dai corpi di serpenti giganti, con quasi tutte le ossa spezzate in due. Poteva essere questo il destino di Yi Chung Wan? L'autopsia sul corpo di Wan rivela che il serpente aveva in effetti rotto gran parte delle sue ossa. Ancora oggi non esistono prove scientifiche che dimostrano che i serpenti giganti rompono le ossa per ingerire meglio. Ma una stretta dalla potenza di 4 tonnellate potrebbe riuscire a persuadere gli esperti. Abu Sama non ha bisogno di essere convinto. A un serpente che vuole nutrirsi, non importa niente se sei un umano o un animale. Sei semplicemente una preda. I segreti dei serpenti giganti rivelati dalle prove scientifiche dimostrano la vera potenza del loro morso, della loro stretta e della loro capacità di ingerire. Scoprendo i limiti di questi serpenti, ci rendiamo conto che non sappiamo molto su di loro. Ma quello che già conosciamo
non deve provocare degli incubi o farci vivere nel terrore. I serpenti giganti sono dei veri e propri miracoli della natura. Devono quindi essere ammirati, rispettati e tenuti a distanza. Insinuano nelle città. Attaccano anche dall'alto. Le immagini che circolano su internet rivelano un fatto impressionante. I serpenti giganti si nutrono di prede giganti, forse anche di esseri umani. Sappiamo che oggi sono grandi così come lo erano in passato. Alcune grandi città in continua espansione stanno usurpando il loro territorio. Non c'è scelta. È arrivato il momento di mettere le mani su questi serpenti giganti per spiegare come agiscono e comprendere le loro capacità. Saranno due tra i serpenti più grandi a spiegarcelo. Il pitone reticolato e l'anaconda verde. I pitoni reticolati sono i serpenti più lunghi al mondo. Possono raggiungere i 10 metri di lunghezza. Gli anaconda sono i serpenti più grandi del pianeta, con un peso che può arrivare fino a 140 kg. Questi giganti perlustrano le paludi del Sud America, nutrendosi di animali che pesano 45 kg. Ma di creature anche più grandi. Gli anaconda individuano la preda con dei sensori a infrarossi presenti sul muso. La loro pelle è piena di nervi che, con la stessa sensibilità delle dita di un uomo, percepiscono le vibrazioni. Usano la lingua biforcuta che analizza le particelle chimiche disciolte nell'aria per determinare il percorso da seguire. Quando il bersaglio è vicino, il serpente è pronto a colpire. Questa aggressione non è una finzione. È veramente accaduta a Maria Muñoz, una scienziata venezuelana. L'aggressione subita ci fa comprendere cosa li spinge ad agire così. Quel giorno Maria sta cercando di rintracciare con dei segnali radio un'anaconda particolare. Una grossa femmina chiamata Lena. Sembrava un giorno come tanti altri. Stavo cercando un'anaconda con il radiotrasmettitore. Ma Maria non sa che anche Lena è sulle sue tracce. Quando vittima. E questo implica il massimo allargamento della bocca, reso possibile da un'altra arma segreta. Uno strato di pelle con tante grizze. L'attacco verificatosi in Brasile dimostra come sia flessibile la pelle di un serpente. Questi poliziotti stanno disperatamente cercando di togliere i denti dell'anaconda dal braccio di quest'uomo. Ma la pelle intorno alle mandibole si dilata come un elastico. Questo materiale elastico non è visibile quando il serpente è a riposo. Tirando però le sue squame, si vede che la pelle del serpente può allargarsi fino a oltre 3 volte la sua normale larghezza. Il corpo di Juan è 3 volte più largo rispetto alla testa del pitone. È quindi possibile che il serpente sia così grande da dilatarsi completamente per contenere Juan. Questo pitone si avvicina al punto massimo di allargamento. Ma il limite di un serpente gigante è stato rivelato. Quel rumore del pitone udito da Sama forse significava che l'animale non poteva andare avanti.
Un'altra foto scattata da Abu Sama mostra il perché e fa capire agli scienziati la sorte di Yi Chung-wan. Questa foto è da un'angolazione leggermente diversa, ma c'è un problema. Anche con il suo devastante arsenale di recettori termici, detector chimici, muscoli costrittori, denti affilati come lame, mandibole che si spalancano, la trachea che si restringe e la pelle elastica, esiste un solo limite al modo di ingerire del serpente gigante. I pitoni e gli anaconda possono allargare molto le mandibole verso l'alto e il basso. Ma i serpenti giganti non possono allargare lateralmente la bocca nello stesso modo. Questo significa che quando il pitone ha raggiunto le spalle di Wan, si è dovuto fermare. Ed ecco la risposta che cerchiamo. La parte che va dal collo alle spalle di un uomo adulto è un ostacolo che nemmeno i serpenti giganti possono aggirare. Ma esiste una possibilità. Se Wan fosse caduto di fianco, le mandibole del pitone avrebbero potuto aprirsi per trascinare dentro di sé il corpo dell'uomo e completare l'opera. Gli scienziati che hanno studiato queste foto ritengono che questa sia stata la sorte di Yi Chung-wan. Le contrazioni rallentano a partire dalla testa. Le squame del ventre si agganciano al suolo e spingono il serpente con lievi contrazioni di migliaia di muscoli addominali. È raro vedere così da vicino queste squame grandi da 2,5 a 7,5 cm. Squame che permettono al serpente di spostarsi in avanti. Il serpente si muove grazie a queste squame. Hanno dei muscoli collegati a ogni singola squama. Alzandole possono letteralmente camminare e portarsi avanti in modo indipendente tra loro. Il serpente quindi si muove grazie a 500 piedini. Ma il pitone ha sferrato l'attacco da un albero, dal fogliame o lungo il sentiero. Le foto non ci aiutano. Ma in un punto di questa immagine c'è il segreto per il nostro mistero. I serpenti giganti possono mangiare gli uomini? Una risposta esiste in questa foto. Sappiamo che normalmente i serpenti giganti non vanno a caccia di uomini. Di solito lasciano in pace l'uomo. Ma se un serpente uccide un uomo adulto, è anche in grado di inghiottirlo? Tre foto offrono indizi sui limiti dell'appetito di un serpente gigante. In Florida, un pitone si è rifugiato nelle Everglades e ha divorato un alligatore. Metà della preda è stata ritrovata nello stomaco del serpente. Secondo le prove medico-legali, il serpente era lungo 4 metri. La lunghezza dell'alligatore era di 2 metri. Questo significa che il pitone ha scelto e ucciso un animale lungo la metà delle sue dimensioni. Un serpente lungo da 6 a 10 metri non dovrebbe avere problemi a esercitare la sua stretta su un uomo o qualcosa di più grande. Ma potrebbe ingoiarlo? Ricordate l'attacco subito da Maria Muñoz? Il serpente che si innalza apre la bocca a quasi 180 gradi, mostra tutti i denti e un'altra caratteristica nascosta dei serpenti giganti. La mandibola inferiore è costituita da due parti separate, non ha mento. Questa struttura ingegnosa permette a questi serpenti di allargare le mandibole oltre le dimensioni del loro cranio per ingoiare la preda. Guardate queste due mandibole che si muovono in modo... I serpenti giganti hanno un'altra arma a disposizione. Sono predatori esperti nel tendere imboscate. Cacciano e uccidono silenziosamente.
Ma cosa permette a una creatura di 90 kg di aggirarsi per il bosco senza fare alcun rumore? L'albero motore di un serpente gigante è costituito da una rete di 15.000 muscoli e squame che lavorano insieme. Circa 20 gruppi di muscoli si ripetono in sequenza lungo il corpo di un serpente. Quando il predatore passa alla fase di attacco, rallenta questi muscoli per muoversi come un bruco. Le contrazioni rallentano a partire dalla testa. Le squame del ventre si agganciano al suolo e spingono il serpente con lievi contrazioni di migliaia di muscoli addominali. È raro vedere così da vicino queste squame grandi da 2,5 a 7,5 centimetri. Squame che permettono al serpente di spostarsi in avanti. Il serpente si muove grazie a queste squame. Hanno dei muscoli collegati a ogni singola squama. Alzandole possono letteralmente camminare e portarsi avanti in modo indipendente tra loro. Il serpente quindi si muove grazie a 500 piedini. Ma il pitone ha sferrato l'attacco da un albero, dal fogliame o lungo il sentiero. Le foto non ci aiutano. Ma in un punto di questa immagine c'è il segreto per il nostro mistero. I serpenti giganti possono mangiare gli uomini? Una risposta esiste in questa foto. Sappiamo che normalmente i serpenti giganti non vanno a caccia di uomini. Di solito lasciano in pace l'uomo. Ma se un serpente uccide un uomo adulto, è anche in grado di inghiottirlo? Tre foto offrono indizi sui limiti dell'appetito di un serpente gigante. In Florida, un pitone si è rifugiato nelle Everglades e ha divorato un alligatore. Metà della preda è stata ritrovata nello stomaco del serpente. Secondo le prove medico-legali, il serpente era lungo 4 metri. La lunghezza dell'alligatore era di 2 metri. Questo significa che il pitone ha scelto e ucciso un animale lungo la metà delle sue dimensioni. Un serpente lungo da 6 a 10 metri non dovrebbe avere problemi a inizio dell'attacco. Le spire avvolgono sempre con più potenza la preda. La vittima è sempre più in balia della stretta mortale del serpente. Dopo 5 secondi, l'ultima spira stringe sul petto dell'anatra. E dopo 10 secondi, la preda non ha più scampo. Il serpente esercita la sua potente stretta mortale. Ma quanta forza ha impiegato? La forte stretta del serpente è stata di quasi 6 kg. All'interno di queste spire, l'anaconda sta esercitando una stretta pari a 6 kg per centimetro quadrato. Si tratta della stretta più potente che sia mai stata misurata nel regno animale. 6,1 kg per centimetro quadrato, è incredibile. Questo serpente continua a stringere. E i muscoli si contraggono senza sosta. Ora è a 6,3. 6,3 kg per centimetro quadrato. La stima fatta da Brad sulla potenza della stretta pari a 900 kg è decisamente riduttiva. La stretta di questo anaconda è pari alla pressione esercitata da un pulmino dal peso di 4 tonnellate sul petto di un uomo. Siamo ancora tra i 6 e i 6,1 kg. Il serpente continua a stringere ferocemente. È incredibile. Gli anaconda sono probabilmente i serpenti più potenti del mondo. Cosa succede all'interno di queste spire in grado di generare una simile forza? In fondo a questa spirale di predatore e preda ci sono 10.000 muscoli che si contraggono, stringono e uccidono la vittima prescelta. L'incredibile potenza proviene da gruppi più grandi di muscoli che si contraggono simultaneamente. Posta al centro della spira, la vittima non ha scampo.
Questi boa giganti non uccidono la preda per soffocamento, strangolando l'animale fino alla morte. In realtà uccidono molto più rapidamente, comprimendo il cuore e bloccando la circolazione sanguigna. Ma non è tutto. Una stretta di 4 tonnellate potrebbe in effetti uccidere la preda spezzando il collo e rompendo le ossa. L'anaconda stringe l'anatra per ben 10 minuti. Ecco, ora è a quota 5,6 kg per centimetro quadrato. È incredibile, il serpente stringe ancora con forza. Una persona che solleva dei pesi deve rimetterli giù dopo pochi minuti. Era alla ricerca di Juan quando trova il suo corpo. Il pitone cerca di fuggire, ma Sama lo colpisce a morte. Eppure, secondo Sama, il serpente avrebbe cercato di inghiottire Juan facendo uno strano rumore. Il serpente stava inghiottendo la vittima. Il rumore era come un russare. Faceva così. Se il sergente Sama non fosse arrivato, il serpente sarebbe riuscito a completare la sua opera spaventosa? I serpenti che cacciano prede di dimensioni umane dovrebbero essere lunghi almeno 4 metri e mezzo. I pitoni reticolati di 10 metri sono i più lunghi esistenti sulla Terra. Le anaconda sono più robusti e pesanti. Entrambe le specie sono grandi nuotatori. I pitoni reticolati sono abilissimi ad arrampicarsi. Possono raggiungere punti molto elevati, scendere nella boscaglia e sferrare un attacco letale. Un serpente che attacca una preda gigante deve aver paura. I pitoni reticolati sono molto aggressivi. Per catturarne uno occorre una squadra di esperti cacciatori di serpenti. Lo scienziato David Williams e una squadra di 7 uomini dello zoo Negara della Malesia stanno cercando di catturare un pitone di 5 metri e mezzo. Wow, guardate le dimensioni di questo serpente. Maria Muñoz ha catturato con le proprie mani un'anaconda di 5 metri e mezzo. Ma questo non può funzionare con i pitoni reticolati. Forse è la loro aggressività a proteggerli dai predatori affamati come leopardi e tigri. Un serpente a caccia di prede di dimensioni umane deve essere grosso e audace. Ma non è tutto. I pitoni hanno altre armi micidiali. Una vista notturna tipica dei gatti. Recettori termici per individuare il calore emesso dalla preda e stimare le distanze. Oltre a una pelle con livrea a diamante per confondersi con la boscaglia e con gli alberi. All'interno della bocca di un pitone c'è lo stesso arsenale letale di cui è dotato l'anaconda. 100 denti dalla forma ricurva. Sono semplicemente enormi e incurvati verso la gola del serpente. Abu Sama, sergente della polizia, è la persona che ha scattato la foto. Era alla ricerca di Juan quando trova il suo corpo. Il pitone cerca di fuggire, ma Sama lo colpisce a morte. Eppure, secondo Sama, il serpente avrebbe cercato di inghiottire Juan facendo uno strano rumore. Il serpente stava inghiottendo la vittima. Il rumore era come un russare. Faceva così. Se il sergente Sama non fosse arrivato, il serpente sarebbe riuscito a completare la sua opera spaventosa? I serpenti che cacciano prede di dimensioni umane dovrebbero essere lunghi almeno 4 metri e mezzo. I pitoni reticolati di 10 metri sono i più lunghi esistenti sulla Terra. Le anaconda sono più robusti e pesanti. Entrambe le specie sono grandi nuotatori. I pitoni reticolati sono abilissimi ad arrampicarsi.
possono raggiungere punti molto elevati, scendere nella boscaglia e sferrare un attacco letale. Un serpente che attacca una preda gigante deve aver paura. I pitoni reticolati sono molto aggressivi. Per catturarne uno occorre una squadra di esperti cacciatori di serpenti. Lo scienziato David Williams e una squadra di 7 uomini dello zoo Negara della Malesia stanno cercando di catturare un pitone di 5 metri e mezzo. Wow, guardate le dimensioni di questo serpente. Maria Muñoz ha catturato con le proprie mani un'anaconda di 5 metri e mezzo. Ma questo non può funzionare con i pitoni reticolati. Forse è la loro aggressività a proteggerli dai predatori affamati come leopardi e tigri. Un serpente a caccia di prede di dimensioni umane deve essere grosso e audace, ma non è tutto. I pitoni hanno altre armi micidiali. Una vista notturna tipica dei gatti. Recettori termici per individuare il calore emesso dalla preda e stimare le distanze. Oltre a una pelle con livree a diamante per confondersi con la boscaglia e con gli alberi. All'interno della bocca di un pitone c'è lo stesso arsenale letale di cui è dotato l'anaconda. Il pitone reticolato si trova infatti solo in Asia. In secondo luogo, la cavità corporea dietro la vittima è perfettamente pulita. La parete dello stomaco e le viscere del serpente sono del tutto assenti, ma dovrebbero essere visibili in un serpente appena sezionato. Terzo motivo, si dice che quest'uomo sia stato inghiottito partendo dai piedi. Ma i serpenti giganti generalmente ingeriscono le prede a partire dalla testa. L'unica conclusione plausibile è che questo sconosciuto, vivo e vegeto, si sia ficcato dentro un serpente morto e sventrato, creando un'incredibile immagine. Ma un'altra foto aumenta le domande. Da questa visuale, potrebbe essere vera? Le nervature sembrano nella giusta direzione. Il serpente sembra posizionato per inghiottire prima la testa dell'uomo. La membrana dello stomaco mancante è identificabile. E quello che sembra un braccio rotto si trova nella schiena della vittima. Questa nuova interpretazione sembra accreditare l'ipotesi del serpente mangiatore di uomini. Ma non c'è una conferma precisa. Non sappiamo chi sia la vittima, né dove e quando sia avvenuto l'incidente. Esiste un solo caso incontestabile di un serpente mangiatore di uomini. Yi Chung Wan è un agricoltore che passeggia nel sentiero boschivo delle campagne della Malaysia. Non ci sono testimoni a quello che sta per accadere, ma i risultati della perizia medico-legale puntano verso un'unica direzione. Wan sta attraversando la foresta a piedi, quando a un certo punto le particelle chimiche del suo odore, le vibrazioni dei suoi passi o il suo calore corporeo attirano l'attenzione di un pitone reticolato lungo 6 metri e mezzo. È stato Wan a spaventare il serpente innescando così un meccanismo di difesa? O è stato il pitone a seguire Wan in quanto potenziale pasto? Le prove raccolte indicano che il serpente gigante ha colpito Wan con la massima potenza. Wan cade ed è incapace di muoversi. Il serpente avvolge il petto e il collo della preda con le spine. Sono chiamati denti pterigoidei e hanno una funzione unica nel loro genere.
I serpenti giganti non possono trascinare le grosse prede dentro la bocca. Aprono le mascelle e con i denti azzannano il loro pasto. Quando il serpente divora la sua preda, le file interne di denti si muovono per conto loro, tagliando in mille pezzi la vittima. Il cranio si muove avanti e indietro. I denti interni mordono la preda, inducendo il movimento della testa del serpente. Questo incredibile processo si ripete per oltre 100 volte mentre divorano la preda. Ma prima che il serpente possa mangiare, è necessario che uccida. Dentro le spire letali dei serpenti si cela un'altra caratteristica straordinaria. È pesante. Nessuno finora ha mai verificato la potenza della stretta di un serpente lungo 6 metri. Questo anaconda si trova in una particolare gabbia di laboratorio, dalla quale non può scappare. Per uccidere la preda, quanto deve essere potente la stretta di un serpente lungo da 6 a 10 metri? Questo sensore è pronto, deve essere solo fissato all'animale. I capibara sono i più grandi roditori al mondo. Possono pesare fino a 45 kg. Centinaia di migliaia di questi esemplari sono sparsi tra le paludi del Sud America. Sono una delle prede preferite degli anaconda e degli uomini. Gli allevatori locali ne sacrificano uno per la nostra ricerca. Se un serpente lo attacca, esercitando la sua stretta, questi palloncini neri trasmetteranno i primi dati sulla forza impiegata dal serpente gigante. Gli esperimenti dimostrano che anche dei piccoli boa possono esercitare una grande stretta che può toccare i 3,6 kg per centimetro quadrato. Ma quanto è forte? Immaginate di avere un legno che pesa 3,6 kg appoggiato sul vostro petto. Ora moltiplicate per 100 blocchi e otterrete la pressione di un serpente che si avvita sul vostro corpo. In totale fanno 360 kg, il peso di una motocicletta che... La risposta è data da come i serpenti giganti inghiottono la preda. Sia gli anaconda che i pitoni utilizzano le stesse tecniche. Ingeriscono prima la testa, allargando la bocca e trascinando dentro il cranio. Partendo dall'alto verso il basso, gli artigli e le corna non potranno tagliare la gola del serpente. La vittima è ora completamente divorata. Ma c'è un'altra incredibile caratteristica della struttura dei serpenti giganti. La trachea di un serpente si trova normalmente in fondo alla gola. Ma quando i serpenti giganti ingeriscono delle grosse prede, la trachea si porta in alto, fuori uscendo dalla bocca. È come una specie di respiratore che sporge dalle mandibole. Il serpente sta ora ingerendo la parte più voluminosa della sua vittima e questo implica il massimo allargamento della bocca, reso possibile da un'altra arma segreta, uno strato di pelle con tante grinze. L'attacco verificatosi in Brasile dimostra come sia flessibile la pelle di un serpente. Questi poliziotti stanno disperatamente cercando di togliere i denti dell'anaconda dal braccio di quest'uomo. Ma la pelle intorno alle mandibole si dilata come un elastico. Questo materiale elastico non è visibile quando il serpente è a riposo. Tirando però le sue squame, si vede che la pelle del serpente può allargarsi fino a oltre 3 volte la sua normale larghezza. Il corpo di Juan è 3 volte più largo rispetto alla testa del pitone. È quindi possibile che il serpente sia così grande da dilatarsi completamente per contenere Juan.
Questo pitone si avvicina al punto massimo di allargamento. Ma il limite di un serpente gigante è stato rivelato. Quel rumore del pitone udito da Sama forse significava che l'animale non poteva andare avanti. Un'altra foto scattata da Abu Sama mostra il perché e fa capire agli scienziati la sorte di Yi Chung-wan. Questa foto è da un'angolazione leggermente diversa, ma c'è un problema. Anche con il suo devastante arsenale di recettori termici, detector chimici, muscoli costrittori, denti affilati come lame, mandibole che si spalancano, la trachea che si restringe,